tutti e benvenuti su Occhi di Channel. Quest'oggi continuiamo la serie dei video dedicati alla sequenza MKH e andiamo a parlare dello stereotest ST10, che in alcune letterature viene presentato come test delle frecce 20 mm o 11 mm. Ma cosa significa questa dicitura? Rappresenta semplicemente l'angolo di parallasse, quindi che grado di stereopsi stiamo andando a valutare nei confronti della disparità di fissazione, per quanto riguarda ovviamente questo tipo di test. Il target che usiamo in questo test è molto simile a quello del test di Osterberg che abbiamo precedentemente visto. Ovviamente vi lascio qui in descrizione il link per rivedere quel video, oppure da qualche parte qui potete cliccarci per arrivare a quel video facilmente. L'unica differenza è che anziché avere dei rettangoli disposti verticalmente, qui nel test ST10 abbiamo dei triangoli. Ovviamente, come tutti i test della sequenza MKH, c'è una componente vista da un occhio e una componente vista dall'altro occhio. Siccome stiamo andando a valutare una disparità di fissazione di tipologia FD2, c'è uno stimolo fusionale centrale, quindi che viene visto da entrambi gli occhi, ed è quel pallino disposto centralmente fra i triangoli. Ora, presupponiamo che nel nostro esempio abbiamo i triangoli disposti sulla destra che sono visti dall'occhio destro e i triangoli disposti sulla sinistra che sono visti dall'occhio sinistro. Quindi questa, se abbiamo ad esempio un test polarizzato e quindi abbiamo un filtro che ci permette di vedere i triangoli che stanno a destra ed è posto sull'occhio destro, e poi abbiamo un filtro polarizzato che ci permette di vedere i triangoli disposti sulla sinistra posto sull'occhio sinistro, questa sarà una configurazione omonima, quindi l'effetto stereoscopico che creerà è un effetto stereoscopico di profondità e non di rilievo. Ora, la prima cosa da fare nel test, come tutti i test della sequenza MKH, è assicurarci che vi sia la percezione simultanea e che non ci sia la soppressione. Poi ci dobbiamo anche assicurare che tutti gli elementi del test vengano percepiti con lo stesso contrasto, la stessa intensità, ok. La prima domanda da fare all'esaminato è chiedergli cosa sta vedendo. La risposta dovrebbe essere che vede due triangoli, uno sopra e uno sotto rispetto al pallino centrale di fissazione, poi gli possiamo chiedere se nota delle differenze a livello di posizione rispetto al pallino centrale. Anche qui, per effetto stereoscopico, dovremmo avere una risposta sì, noto una differenza, del tipo che i triangoli si trovano prima, si trovano più vicini rispetto al pallino centrale, oppure si trovano più lontani del pallino centrale. Dipende dalla configurazione che stiamo usando, ovviamente, se sia omonima oppure crociata. Una volta che ci siamo assicurati che l'esaminato abbia il senso stereoscopico, possiamo andare a valutare il delay o lo stereo delay, il quale è la differenza di percezione stereoscopica nel passaggio dalla configurazione omonima a quella crociata o viceversa. Se abbiamo uno stereo delay, che è un intervallo di tempo molto dilatato, allora possiamo andare a agire con i prismi base out per una configurazione omonima e base in per una configurazione crociata, per ridurre questo intervallo di tempo. Quindi andiamo a agire sulla disparità di fissazione per migliorare la percezione stereoscopica. Se invece abbiamo uno scarso senso stereoscopico, beh, qui il problema potrebbe anche essere a livello rifrattivo, quindi potremmo anche ricontrollare il lavoro che abbiamo fatto a livello di refrazione soggettiva. Ovviamente per quanto riguarda i prismi li usiamo a piccole dosi, quindi con step di 0,25 usualmente. Il risultato del test sarà dato in minuti d'arco rispetto all'angolo di parallasse usato, quindi se abbiamo eseguito il test come test delle frecce 20 mm oppure test delle frecce 11 mm, qui infatti avete una tabella che vi esemplifica meglio sicuramente quello che sto dicendo, quindi ve lo schematizza meglio e vi dà dei risultati anche in funzione della distanza al quale eseguite il test. Dunque, anche per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo Opto Video, mi raccomando iscrivetevi al canale Opto Style. Take me down to a paradise.